Iniziamo a parlare delle navi, uno dei sistemi di gioco direi meno conosciuti e meno calcolati, anche se più utilizzati, che c'è sullo Stark. Vorrei fare una panoramica generale un po' su tutto, e sui vari coin, sull'importanza della crew, sulle differenze sulle navi, quindi direi che iniziamo e cerchiamo di vedere dove arriviamo e se qualcosa avrà bisogno di spiegazioni un po' più dettagliate. Magari lo vedremo in futuro, d'accordo? Allora, iniziamo subito. La prima cosa di cui vorrei parlare è l'interfaccia della nave e cosa importante far capire che cosa avete qua davanti, d'accordo? Quando siete in un porto, la prima cosa che vedete è chiaramente la scelta della nave tra le navi che avete in alto, d'accordo? E la vostra crew. I vari bonus, le resistenze e poi questo piccolo menu in basso. Ok? E parliamo subito dei bonus, che direi che è la cosa più importante da saper leggere quando guardate una nave, va bene? E nulla. Questo qua è semplicemente il grado della ship, che è una specie di rank, e direi che è la cosa che ci interessa meno in realtà. Dopo abbiamo la velocità di base della nostra nave, che è letteralmente quanto andiamo veloci quando navighiamo normalmente, senza boost. Dopo abbiamo quanta velocità in più ha la nostra nave mentre boostiamo. Che cos'è il boost? È letteralmente quella barretta gialla che abbiamo qua sotto che si fa con spazio, quindi questo fast sailing, ok? Quindi questa non è la velocità che abbiamo quando abbiamo il boost, è quanta velocità ci aggiunge quando usiamo il boost, d'accordo? Questa è la durata del boost alla velocità. Questo è quanto si recupera da sola in automatico senza raccogliere i barili dall'acqua, diciamo, questa barra della velocità. E questa invece è quanta durabilità della nave consumiamo durante il tragitto che facciamo per un tot di distanza, ok? Sia la distanza che questa durabilità che scende cambia da nave a nave, va bene? Quindi questo per quanto riguarda le statistiche, quindi velocità base, velocità e velocità che ci aggiunge il boost, quanto dura il boost, ogni quanto si ricarica il boost. Questi sono quattro fattori importantissimi. Subito dopo, passiamo alle resistenze. Allora, come avete visto sullo Stark, se andiamo sulla mappa di lo Stark, avete simbolini dappertutto, ok? Che all'inizio, appena partite, non capite assolutamente niente. E quindi cerchiamo di leggere questi simboli, ok? Tutti questi piccoli simboli che sono Siren Seas, Tempest Seas, e Sandstorm, e cosa che c'è? Dead Waters, Cold Snap, ok? Questi sono tutti malus, ok? Che ci arriva alla nostra nave quando viaggiamo in quell'area lì. Sono tutti sempre contornati molto bene e da un colore diverso in mare. Ad esempio, il Tempest Seas, come vedete, ha proprio un'acqua diversa. E quando ci andate con la nave sopra, vedete completamente che cambia il modo in cui vedete il mare, no? E comunque ogni singolo malus, chiamiamoli così, sono ben delineati da un colore diverso, d'accordo? Adesso quello che fa ognuno di questi malus è che ci fanno perdere durability della ship e ci danno dei malus specifici, d'accordo? Come evitare di farci spaccare la nave ogni volta che andiamo in queste acque qua con le resistenze? Ora c'è da dire che e di questi bonus qua, ogni zona del gioco ha dei livelli diversi. Più alto è il livello del malus e più ci spaccano la nave. Mi sembra abbastanza comprensibile fin qui, no? E ovviamente appena iniziamo questi livelli sono molto bassi, quindi abbiamo i livelli 2, e magari livello 1, livello 1, insomma niente di che. Però pian piano che ci spostiamo verso tier 2, tier 3, questi livelli iniziano a diventare 3, questi livelli iniziano a diventare 3 e quando arriviamo a Punica, tier 3, iniziano a diventare 4.
Quindi le resistenze di cui abbiamo bisogno aumentano pian piano che andiamo qui. E molti di voi dicono, ok, ma tanto io lì non è che ci sto così tanto e che ho bisogno di resistenze, tanto di solito ci passo solo per andare in un'isola, è bella lì. Nope, ok. E spero di riuscire a coprire l'argomento in questo video, ma ci saranno dei momenti in cui in queste zone ci starete tanto e non andrete su isole, d'accordo? E che principalmente sono gli eventi in coop che vedete qua sopra. Adesso vediamo se lo trovo per farvi capire. No, ho preso la giornata sbagliata. Sì, allora aspetta, ve lo faccio vedere sul calendario, magari il 19. Eccoli qua, che sono letteralmente i gate e i sailing co-op. Tutti questi eventi qua, che capirete il perché, vorrete iniziare a farli il prima possibile, d'accordo? E richiedono delle resistenze, dei minimi requisiti sia per partecipare a queste cose, prima di tutto, e anche per poi effettivamente starci dentro. Perché altrimenti rischiate che mentre fate l'evento vi si spacca la nave e ve ne dovete solo andare, d'accordo? Comunque, quindi tornando al discorso, abbiamo le resistenze, ogni nave ha delle resistenze di base, ok? E il modo in cui noi variamo queste resistenze sono due. Il primo è con la crew, ma lo lasciamo per ultimo, e il secondo è ad esempio con una skin, ok? Ci sono delle skin nello shop e che non costano neanche tantissimo se pensiamo a cosa fanno. Che adesso andiamo a vedere subito. E vediamo un po' se lo troviamo senza fare danni. Eccole qua, queste ship skin, no? Che ci sono il VS4 e l'Ermida Song. E queste skin quello che fanno è praticamente ci hanno dei bonus passivi, diciamolo così, e ci danno dei punti delle resistenze da poter aggiungere alla nostra nave, ok? Adesso, questi punti tra l'altro se li potete mettere e si possono resettare con l'utilizzo di Blue Crystal, ma questo è un altro discorso. I quali punti volete mettere qua li scegliete in base a quale nave state usando e a quali eventi fate di più, ok? È una cosa che imparate pian piano che giochiamo. In ogni caso, ogni singola resistenza ha dei valori diversi, d'accordo? E se voi muovete queste frecce qua, vi fa vedere a che valori di resistenza voi siete ad ogni livello di queste acque, ok? E per farvi capire, tutti gli eventi vi richiedono di avere almeno il Very Weak. Almeno il Very Weak. Per poter partecipare. Come vedete, se io vado a livello 4 e volessi fare quelli di Punica, tutti gli eventi dove io ho il Danger non ci potrò partecipare, cioè non ho i minimi requisiti per farla, ok? E non è un caso che in alcuni invece sono in Very Weak, perché poi appunto dipenderà dalle resistenze che metto nella skin e le resistenze che metto nella crew, d'accordo? Però questo è importantissimo. Se partecipate a un evento e non ve lo fa neanche partire, è perché le resistenze non sono abbastanza. Va bene? Ora, parliamo della crew. Di base voi potete mettere tre crewmate nella vostra nave. Cosa fanno questi crewmate? Tralasciando alcuni crewmate che hanno addirittura delle abilità, e lì poi inizieremo a parlare della Ghost Ship magari e della Stray. E vi danno della velocità extra di base e delle resistenze sia positive che negative, d'accordo? Quindi c'è sempre da decidere, ma mi muovo sempre con gli stessi crew, li cambio in base alla necessità. Sì, li cambiamo sempre. Ovviamente io di base ho dei crew che utilizzo sempre, ma pian piano che andrò ad accumulare i coin che mi servono, vorrò dei crew che mi danno resistenze diverse in base all'evento che sto facendo in quel momento, d'accordo? E nulla,
Questo è tutto quello che riguarda l'interfaccia di base che abbiamo qui, d'accordo? Adesso abbiamo diverse navi. Qual è la differenza tra tutte le navi che ci sono in gioco? Ok? E la differenza è la durabilità di base, la velocità di base e quali crew ci possono andare sopra. Perché sì, i crew, se voi ne acquistate con i coin e ci arriveremo, non vanno su tutte le navi. Ogni crew ha la sua nave sulla quale potete metterlo. Difatti, ci sono navi che hanno crew migliori di altri e navi che hanno crew specifiche per determinati eventi. Va bene? E principalmente questo è quello che cambia da una nave all'altra. Direi che questo è. Adesso, parlando di differenze tra le navi, è tempo che io vi tiri fuori la Bibbia, ok? E vediamo un po', tiriamolo fuori qui. Allora, che cos'è questo documento? Questo documento vi paragona tutte le statistiche di base di tutte le navi e potete iniziare a farvi un'idea di quale nave volete usare in base a questo. E iniziamolo a vedere subito, cerchiamo di parlarne, d'accordo? I paragoni che vediamo qua fanno riferimento a tutte le statistiche della quale abbiamo parlato prima, a livello 5 della nave. A proposito di livelli della nave, facciamo un passo indietro. Ogni nave ha un livello, quindi il livello che tirate su di una nave non si applica anche agli altri. Ogni livello che aumenta vi aumenta la velocità di base, la durabilità, la velocità dopo che avete utilizzato un boost, ok? Ed è importantissimo. Adesso, fino a livello 5, vi aumenta anche la velocità, che è il motivo per la quale il paragone che vedremo è sulle navi a livello 5, perché dopo il livello 5 non vi aumenta la velocità, ma vi aumenta solamente durabilità e resistenza, che è importantissimo. Vi faccio un esempio, però il livello 6 non è molto utile, mentre il livello 7 è molto utile. Il problema è che dal livello 6 in poi inizia a costare parecchio tirare su una nave, davvero tanto. Stiamo parlando di media, una 40k, 40.000 Pirate Coin a UP, ok? Qualcosa del genere, più soldi. Quindi è un po' costosino, che è il motivo per il quale io all'inizio le porto al 5 e poi quando sono pronto inizierò a livellarle, ok? Detto questo, torniamo, passo indietro di nuovo. Quindi abbiamo questo bellissimo documento che letteralmente ci fa vedere, ci mette in paragone tutte le ship che ci sono, ok? Come notate subito, tre sono evidenziate e senza troppi casini, quelle tre sono le migliori ship che ci sono nel gioco, ok? Adesso vediamo perché. E iniziamo subito. Abbiamo la velocità a livello 5 di ogni nave. Come vedete, le navi più veloci sono l'Estoc, la Eurus e la Stray. Ok? Adesso, sì, la Stray è la nave più veloce che c'è in gioco. È la nave migliore che c'è in gioco? No, è solo la più veloce. Fine. Alla domanda, devo fare la Stray? Devo iniziare la quest della Stray? Se volete viaggiare come dei treni, anche in nave, potete farvi la Stray. Se volete risparmiare il vostro tempo, 300.000 Pirate Coin e probabilmente anche un po' di sanità mentale, vi direi che la Stray la potete lasciare da parte per un bel po' di tempo, d'accordo? Non avete bisogno della Stray per nessun tipo di content in gioco, ok? Serve solo a viaggiare un po' più velocemente, ma presto scoprirete che in mare non volete la velocità, ma volete le resistenze. Che è il motivo per la quale andiamo alle Stock, che come potete vedere è la nave con le resistenze più equilibrate e più alte del gioco ed è la prima nave che vi danno, d'accordo? E sì, l'Estoc posso tranquillamente dirvi che è la nave migliore che avete in gioco
a livello di equilibrio, ok? È super equilibrata, vi dà delle resistenze di base super alte, la sua velocità è ok, la sua durabilità è ok. È un'ottima nave, quindi se volete utilizzare le stock e seguire quello che vi sto per dire, potete farlo. E togliendoci dubbi su Astrey e Stock e Elven Wound, che sarebbe la famosa Ghost Ship, premessa, a cosa serve l'Elven Wound, che sarebbe la Ghost Ship? Serve a partecipare agli eventi della Ghost Ship con molta più facilità, ma non perché la nave è forte, ma perché su questa nave ci va un crew particolare. Okay? Che ci dà un bonus particolare, ma la nave in sé per sé, oltre ad avere tanta durabilità, non ha altro, fa un po' schifo anzi, ok? Arriviamo alla crew dopo e arriviamo alla Ghost Ship dopo, non parlerò più della Ghost Ship per un po'. E quindi se noi vediamo subito che la Stray sì è veloce, ma ha la durabilità del nulla, quindi praticamente per partecipare ad eventi cooperativi e gate fa veramente schifo, ok? E questo è uno. Quando è che è utile la Stray? Quando vi fate giri delle isole di 300 km ogni volta. Fine, lì è finita l'utilità della Stray. Serve solo ad andare veloce e questo ce lo dimostrerà anche la crew che gli va sopra, ma lo vediamo dopo con i crew. Niente, vi lascio questo documento in descrizione, d'accordo? Così potete decidere. Ma quello che farò io è che la mia nave principale sarà le Stock. I crew principali che comprerò saranno per le stock, perché è la più equilibrata, io voglio la resistenza, voglio poter partecipare e soprattutto ha una buona durabilità e il boost probabilmente è il più basso che c'è, non vorrei sbagliarmi, però la velocità di base è relativamente buona e quella velocità in realtà con la crew la boostiamo un bel po', ok? Adesso abbiamo visto le differenze tra le navi. E poi ve le potete guardare con moltissima calma, d'accordo? L'unica nota che faccio è che ogni nave ha una resistenza al top, come vedete il White Wind ha 30 di resistenza di base su Sandstorm, la Storm Breacher ha 30 di resistenza di base sulla Cold Snap, eccetera, eccetera. Adesso interessano tutte queste resistenze di base alte? In realtà sni, ok? Perché le resistenze finali che ci interessano in realtà, e ve lo dico subito, sono quelle che ci sono a livello 4 e che sono quelle intorno a Punica. Ok? Che sono Sandstorm, Siren Seas e Tempest Seas. Queste sono le uniche tre resistenze che ci interessa avere davvero a livello 4. Ok? Anche perché la Ghost Ship 1370 non è nelle Dead Water come Phaeton, ok? È nei Tempest Seas, va bene? Questo è importantissimo, raga. Allora, abbiamo il documento qui, ve lo linko in descrizione, spero torni utile. Passiamo al prossimo capitolo. Il prossimo capitolo è la crew. Allora, chiudiamo qui. La crew dove si prende, a cosa serve e perché mi serve. Come abbiamo detto prima, ogni singolo crew, se ci andiamo sopra, vedete che vi dice che rank è, su che nave può andare, quanta velocità ci dà e quante resistenze ci dà. D'accordo? Adesso, premetto che alcuni crewmate sono un parto da prendere, perché costano coin, costano una montagna di pirate coin, di qualsiasi coin, va bene, ma costano veramente tanto e alcuni costano così tanto che veramente è un dolore solo pensarci, va bene? Ad esempio Kals, tipo questo NPC che vi sto vedendo costa 80.000 pirate coin da solo. Una cosa importante da dire sui crew è che potete usare lo stesso crewmate sulla stessa nave di rarità diverse. Quindi, ad esempio, posso usare il Relic Kals insieme al Legendary Kals, ok? Sono lo stesso crew, ma hanno, innanzitutto, danno resistenze diverse, danno velocità diverse e sono di grado diverso. Questo vale sia per le stock che vi sto facendo vedere ora,
sia per le altre navi che ci sono in gioco. Ok? Come si prendono questi crew? In diversi modi. Maggior parte dei crew si prende da delle navi mercanti che arrivano fuori dai porti. Ma piuttosto che starvi a spiegare come si prende ogni singolo crew, vi apro la Bibbia dei crew numero 2, che è Inven. E adesso ci arriviamo subito. Eccolo qui. Benvenuti nella Bibbia dei mari di Lo Stark. Allora, Inven Global, tra l'altro quindi strumento molto utile per Lo Stark, e ci permette di sapere quali sono tutti i crew per ogni singola nave, che rarità hanno, e come si prendono, eccetera, eccetera. Esempio. Mettiamo che voglio sapere quali sono tutti i crew per le stock. Premo su stock e mi dà la lista in ordine di rarità. Mi dice che resistenze mi danno, mi dice che velocità mi danno, e di base, qua avete già capito, che guardate le resistenze, guardate come variano. È incredibile, no? Quindi magari io per alcuni eventi voglio totalmente cambiare la mia crew. Voglio resistenze totalmente diverse, no? E sarà bello perché una volta che scegliete la vostra nave, questi crew li volete tutti. E, o almeno quasi tutti, chiaramente vedete qual è meglio degli altri di base. Ok, faccio un esempio. Qua non potete scegliere se volere Niera leggendaria o Niera epica, perché se voi andate a fare questi eventi qua, probabilmente le volete entrambe, perché potete equipaggiarle entrambe, ok? D'altra parte, se io voglio andare a fare, che ne so, degli eventi in Siren Seas, magari preferisco avere Niera piuttosto che Kals che mi toglie resistenza, ok? In ogni caso, trovate il crew che vi serve, ci cliccate sopra e vi dice Tadam! Ecco qua questo crew. Come si prende? E qua vi arriva la bella notizia. Ok. Si prende con 80.000 Pirate Coin in Punica. Quindi al porto di Punica dove sono ora. Dovete sapere che al porto di Punica dove sono ora, e adesso andiamo a vederlo, c'è sempre una nave, anzi sono tre navi che si alternano, ok? E queste tre navi vendono cose diverse. Ad esempio, vendono Kals Relic. Questa è una delle tre navi e come vedete vende quello che sto usando io per 80.000 Pirate Coin. E qui iniziate a capire che se avete i vostri bellini 100, 150.000, 200.000 Pirate Coin da parte, se ne andranno così velocemente che non ve ne accorgete neanche. Ok? La crew è il motivo per la quale i vostri Pirate Coin e tutti i coin in generale partiranno alla velocità della luce. Torniamo a Inven. Allora, quindi dicevamo, qua vediamo dove prendere ogni singolo sailor, che bonus ci dà, che resistenza ci dà, ci permette di farci i calcoli per sapere quale sailor vogliamo per qualsiasi tipo di evento, ok? Ma già che siamo i crew, approfitto per parlarvi della Stray e della Ghost Ship. Allora, perché la gente vuole la Stray? Beh, uno perché è un completamento del gioco. Prima cosa. La seconda cosa è che la nave più veloce del gioco è più la potenzi e più diventa veloce. D'accordo? Perché diventa ancora più veloce? Perché c'è Black Fang. Black Fang, che tra l'altro potete mettere tre volte tutte sulla Stray, ti dice che la vostra barra sfaziatrice si recupera più velocemente ogni tot di distanza. Ok? Quindi potete fare in modo che la vostra barra spaziatrice da sola con tre Black Fang arrivi a si ricarichi di 30 ogni tot a botta, ok? Più la base della Stray. Praticamente siete sempre in barra spaziatrice e quella nave viaggia un casino. Ovviamente anche loro hanno le loro resistenze di base, che tra l'altro, salvo alcune, vedrete che sono di media più basse di altre navi, proprio perché la Stray non è una nave da evento, è una nave da navigazione. Ok? Chiamiamola così. Anche qua, dove si prende Blackfang, andate. E qui parliamo delle Tears of Abyss. Ok?
E come vedete, Blackfang si piglia con le Tears of Abyss. Adesso cosa sono queste benedette Tears of Abyss? Ok, torniamo indietro. Le Tears of Abyss si prendono sempre dalle navi che arrivano fuori Punica, quindi Tier 3, qua fuori, e costano 8.000 Suncoin. Ok? Quindi quando voi leggete, quando andate su Inven e vedete, oh, quanto è, dove prendo questo bel crew? Tears of Abyss, questo significa 8.000 Suncoin. Adesso magari vi faccio vedere un mini video mentre vi sto parlando di questa cosa qui, ok? Parlando sempre delle Tears of Abyss, ok, 8.000 Suncoin, dove andiamo a spendere le nostre Tears of Abyss? E qua arriva un'altra isola super utile che è l'Island of Mist, quest'isola qua. È un'isola PvP, c'è un NPC qua sopra che l'unica cosa che fa è vendervi diversi sailor per uno di questi oggetti, ok? Ci sono più sailor per ogni singola nave, faccio un esempio. Il mio Pupuring, questo qua, che è un altro crew relic, si prende sempre con lo stesso oggetto, quindi 8.000 Suncoin, ok? Quindi volevo dirvi questo, spero di avervi fatto vedere in un video che metterò mentre parlo di queste Tears of Abyss, il fatto che lo compri e dove lo spendi, ok? Andiamo a parlare finalmente della Ghost Ship. Tutti mi chiedono, devo fare la Ghost Ship perché è utile la Ghost Ship, è forte la Ghost Ship, yada 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 yada. E la risposta è utile, non è forte. È semplicemente dannatamente utile. Come molti di voi avranno già provato e sperimentato, c'è un evento in gioco che sono queste maledette ghost ship qua. No? Sono tutte queste piccole ghost ship che avete qui, che potete fare una volta a settimana e che vi fanno poi completare la daily quest della ghost ship che avete qui, che se non ricordo male si chiama Blair, ma forse non me la fa più vedere perché ce l'ho completa. Aspetta, mi sa che non me la fa più vedere. Vediamo un po', posso filtrarle per completate. Eccola qua. Praticamente è una nave che vi dà un sacco di materiali e vi fa completare questa daily che serve a prendere appunto questa nave. Ora, perché questa nave è maledettamente forte? Questa nave è maledettamente forte perché sopra ci può andare un crew particolarmente forte che è Beralt. Cosa fa il nostro caro Beralt? Come vedete, non è che dà chissà che statistiche, ma ha una passiva che ci dice: dovete sapere che quando noi andiamo sulla Ghost Ship abbiamo un nerf di base al nostro PG. Ok? Sulle Ghost Ship noi abbiamo il danno e la nostra velocità di movimento diminuita. Ok? Abbiamo tutte le nostre stat diminuite. Quello che fa Beralt è togliere questo malus e buffarci. Ok? Quindi rende la nostra vita nelle Ghost Ship dannatamente più facile. D'accordo? Adesso questo bonus nello specifico serve soprattutto nelle Ghost Ship item level 1370. Ma una volta che ce l'avete, se andate a fare la 960, vi sembrerà uno scherzo in confronto. Ok? Quindi questo crew è l'unico motivo per il quale volete la Ghost Ship come nave. Ed è un buonissimo motivo, fidatemi di me, perché la Ghost Ship è una delle cose in gioco che vi dà più materiali in assoluto, ok? Dove si prende Beralt? Si prende sempre a Punica, d'accordo? Da una delle tre navi che passa. Andiamo qua sulla Evern, andiamo su Beralt. E ci costa 8.000 Suncoin. E sono altri 8.000 Suncoin che partono. Ok. E nulla. Questo è tutto quello che ho da dire sulla Ghost Ship. Quindi è importante? Sì. È forte? No. E fine. Tutto qui. Detto questo, direi che abbiamo parlato abbastanza dei crew.
e vi lascio il link in descrizione anche di Inven, d'accordo? Utilizzatelo che è super utile, raga, è super utile. Vorrei iniziare a parlare dei coin. E come vedete abbiamo 1 miliardo di coin delle navi, che in realtà sono 5, più i pirate coin, quindi 6, ma sono dannatamente utili e ne partono tantissimi una volta che iniziate a capire per cosa volete usarli, ad esempio i crew. Allora, vorrei dire solo che maggior parte di questi coin servono ad essere convertiti in pirate coin. Partiamo da questo. Togliamocelo subito, ok? Una buona parte di questi coin dovete sapere che ogni singolo porto in ogni continente, quindi Roendel, Phaethon, Nordvern, Luterra, Shashair, hanno diverse navi come quelle di Punica che vengono qua fuori e ci vendono materiali tipo questa qui, e ogni nave ha uno di questi coin diversi come currency, ok? Quindi ricordate che ci sono cose che potete comprare solo con un tipo specifico di moneta e altre che potete comprare sia con quella moneta lì che con i pirate coin, ma solitamente vi chiede molti più pirate coin rispetto alla moneta che vi chiede in generale. Adesso, parlando dei pirate coin, perché sono importanti? Beh, sono importanti perché quei pirate coin voi ci comprate a parte una marea di crew e una marea di oggetti, ok? E ci comprate i materiali per uppare ogni singola settimana, no? Quindi qui potete comprare materiali per uppare ogni singola settimana. Cosa importante di questi materiali per uppare è che non sono bound, ok? Quindi le Destruction Stone e le Guardian Stone che comprate qua non sono bound. E le Shard invece sì, quindi fate attenzione. Un'altra cosa è che queste navi non sono per roster, ma sono per PG, quindi avete tutti i materiali su ogni PG acquistabile. Vi faccio un esempio. Avete 5 PG tier 1? Non seguite la lettera quello che sto dicendo, ma potreste comprare tutti i materiali tier 1 che avete qua, tutte queste Destruction e Guardian, e passarvele su di tutti i PG, su un PG solo. Stessa cosa T2, stessa cosa T3. Anche se attenzione che hanno un requisito di item level per essere acquistate, ok? Inoltre, abbiamo dei materiali qui per uppare le navi. Come vedete, l'Uncommon Timber servirà per uppare le navi da livello 5 a livello 6. E partono tanti di quei pirate coin che veramente, ok? E poi abbiamo la prima schermata che ci permette di convertire i nostri coin generici, cioè i nostri coin specifici dei mari, in pirate coin. Qual è il coin più worth da convertire? Sono sempre i Sun Coin. I Sun Coin sono la moneta più importante che c'è in gioco a livello di currency dei mari, dei pirati, ok? E questo perché un Sun Coin vale 20 pirate coin. C'è da dire anche che i Sun Coin servono a molto altro. Come possiamo avere in game questi coin? Quali sono i metodi di acquisizione dei Pirate Coin, dei Jenna Coin, dei Sun Coin, yada yada yada, e a cosa servono? E qui apriamo tutto un altro capitolo. Di base vorrei continuare finendo il discorso di prima, ovvero gli eventi che ci sono in game. Come dicevo, se voi aprite il vostro calendario, ogni giorno ci sono degli eventi in gioco, che sono queste. No, ogni giorno no, penso vada al giorno alterni, però quasi ogni giorno ci sono queste 6 link up, che sono dei mini eventi che vi faccio vedere mentre ve ne sto parlando, e dove praticamente dovete semplicemente fare delle missioni utilizzando le skill delle navi che avete, quindi le skill delle navi che avete in barra servono solo per questi eventi qui, d'accordo? E nulla, ogni volta che partecipate, chiaramente come dicevo prima, vi servono delle resistenze, ma vi dà un tot di coin in base ai mari in cui state facendo quella coop. Quindi se li facciamo a Phaethon mi darà dei coin diversi rispetto a Vern, rispetto a Yharn, rispetto a Punica, d'accordo? Adesso, cosa ci droppano questi 6 link coop? Ci droppano i coin, ma ci droppano delle chiavi. A cosa servono queste chiavi? A partecipare, se andiamo in altri eventi, ai gate. Cosa sono i gate? Sono degli eventi, delle istanze in mare, d'accordo? Dove praticamente entriamo, facciamo un singolo evento, alla fine di questo evento
Si spawna una sesta al centro che possiamo aprire tot volte quante chiavi abbiamo. Esempio, se in una sailing cop noi facciamo tre chiavi, nel gate possiamo spenderle tutte e tre per aprire questa chest e prendere tot coin per ogni chiave, che sono sempre intorno ai 70, 80, 90, d'accordo? Quindi di media direi che tra un cop e un gate riuscite a fare 500, 600, 700 coin specifici, d'accordo? E che all'inizio vi sembrano pochi perché dite, vabbè, ma io ne ho 30 milioni. Ok? No. E arriverete a un punto dove non ne avrete più. Non avrete più modo di prenderne. E l'unico modo che avrete di fare questi coin saranno questi eventi. E sì, raga, arriverà molto presto, soprattutto dopo questo video, che quel momento arriverà molto presto, decisamente. In ogni caso, questo è un metodo di acquisizione. L'altro metodo di acquisizione sono le isole. E parlando delle isole, vi apro un altro documento importante. Oggi abbiamo fatto una combo completa di documenti importanti, che è Maxroll. Adesso c'è un bellissimo tool su Maxroll che si chiama proprio, che sarebbe la guida alle isole, ma vi spiego come usarla per l'acquisizione dei coin. Quindi, qua in alto a sinistra abbiamo un menu a tendina che ci dice i token dell'isola. In realtà non ci interessano i token dell'isola, ci interessano le ricompense che ci danno tutte le isole. Quindi questa è una lista delle isole con tutte le ricompense che ci danno. E vogliamo andare su Sailing Coins, perché quello di cui stiamo parlando è come acquisire i coin, appunto, ok? E qui abbiamo letteralmente tutte le isole che con le loro quest gialle o viola o quello che è ci danno dei sailing coin, d'accordo? E oltre a dei pirate coin e molto altro ovviamente, ok? Però se volete sapere come acquisire più coin, questo è di sicuro utilissimo. E fate queste isole, veramente è importantissimo. Quando vi mancano coin, fate le isole che vi mancano qua, perché sicuramente non sono isole che andreste a fare da soli. E senza motivo, queste sono molto utili, soprattutto anche quelle che vi danno i Legendary Card Pack, direi che sono delle belle bombe. E nulla, andatevele a fare, tra le quali c'è anche l'Island of Mist che di cui abbiamo parlato prima, ok? Quindi questo è un metodo di acquisizione per questi coin. E dopo abbiamo gli eventi. E dopo abbiamo un altro piccolo metodo di acquisizione per i nostri coin, quindi togliamo qui, che sono, se andiamo sul nostro, credo, calendario, e vediamo un po' se li troviamo, sono le Adventure Island, sono alcune isole che spawnano solamente in determinati momenti della giornata, magari. E forse non sul calendario. Aspettate un secondo. Eccole qua, le Adventure Island, no? Praticamente sono tre isole che ruotano, che spawnano solamente in determinati giorni, che vi danno dei pirate coin e dei coin. E vi faccio un esempio. In questa rotazione vedete Lush Reed, Lagoon e Snowpang. Come vedete, sul Lagoon vi dà sia pirate coin che sailing chest. E queste cose qua sono ripetibili. E, quindi importante se volete acquisire più pirate coin e il resto dei coin, ci sono anche queste Adventure Island qua. Ok, adesso per cosa si spendono questi coin? E qual è il modo più efficiente di spenderli, tra virgolette? Ovvero quali sono le cose più importanti da comprare? Tool numero 4 della giornata. E probabilmente anche l'ultimo, perché questo video durerà un'eternità e mezza. Arriviamo subito a questo bellissimo spreadsheet. Questo bellissimo spreadsheet fatto da TheTGuy, che è uno streamer youtuber, insomma, e letteralmente ci dice quali sono le cose importanti da comprare con ogni singolo coin che c'è nel gioco. Ok? Ad esempio, qua siamo con i Pirate Coin e vi dice, ok, con i Pirate Coin potete comprare la Song of Resonance, con i Pirate Coin potete comprare Giant Art qui, e con i Pirate Coin potete comprare Kals, potete comprare Beralt, yada yada yada, ok?
Con i Genacoin potete comprare i Giant Art in questa isola, eccetera, eccetera, ok? È tremendamente utile. Vi linko anche questa in descrizione. E questa è la vostra Bibbia numero 4 per quanto riguarda i Sailing Coin che ci sono nel gioco, dove spenderli, per cosa è utile spenderli, e vi renderete conto molto presto che i Sun Coin sono un parto. Tutto qui, ok? Tra l'altro vi dà anche qualche dettaglio di cosa che vi ho detto io fino ad ora e nulla. Direi che questo è tutto quello che vi serve. Non vi serve una guida per dove spenderli, cosa fare, eccetera, eccetera. Letteralmente questo spreadsheet vi semplifica la vita, come vi semplificava la vita Max Roll con queste isole, come Inven con la lista dei crew e come questo altro spreadsheet per i paragoni delle navi. Quindi in realtà vorrei finire il video dicendo che tutti questi quattro strumenti sono tremendamente utili e arriverete molto presto ad aver bisogno di coin che non avete, nonostante c'è l'evento l'Archesia Grand Prix adesso, okay, il Grand Prix, che vi dà 12 di quelle ceste lì alla volta. Ma non bastano, raga, non basteranno mai. E anche perché, appunto, come dicevo, quando arrivate a Tier 3 che volete fare gli eventi della Sailing Cop, stare dentro questi mari a livello 4 e avere i requisiti per entrarci, non vi basta avere una nave, non vi basta avere tre crew, dovete averne di più. E diciamo che questa cosa si evolverà sempre di più. E nulla. Io credo che per quanto riguarda le navi è tutto. Spero di aver dato una panoramica generale su tutto quello che potevate sapere. E ovviamente manca qualcosa, ma se qualcosa ha bisogno di spiegazioni dettagliate faremo un video completamente a parte. So che il video è maledettamente lungo, quindi mi auguro che riesca a mettervi dei timestamp sotto, perché è lo so che è improponibile, ma non sapevo come parlare di tutti questi argomenti in video separati, letteralmente. O meglio, avrei potuto farlo, ma dopo perdi un po' il contesto di quello che dici e quindi non mi sarebbe piaciuto. E quindi per chi si è guardato tutto il video o per chi è arrivato a questa parte di video, io vi ringrazio tutti, come sempre di cuore. E ricordo che ogni tanto streamo su Twitch. E mi dico ogni tanto perché riuscire a streamare tutte le sere è un po' complicato, soprattutto perché magari registro video, gioco, sono con la Gilda, quindi è un po' difficile. Altra piccola nota, se qualcuno fosse interessato a entrare nella nostra Gilda su Neria, al momento abbiamo un paio di posticini. E gli unici requisiti che abbiamo è stare su Discord, essere attivi e magari essere almeno tier 2, tier 3, e non per niente, ma per poter giocare insieme, perché ormai quasi tutta la gilda è lì per lì intorno al tier 3 e oltre, ok? Quindi sì, grazie a tutti, mi auguro che questo video sia stato utile, che sia utile in futuro. Noi ci vediamo nei prossimi giorni, direi, o in live. Ciao a tutti.